Ok, ciao a tutti, benvenuti a questa diretta. Effettueremo una pratica che tutti quanti potranno fare, anche tutte le persone che non hanno mai praticato yoga. Sarà una pratica dolce. Cercherò di porre attenzione alla lentezza che in questi giorni in cui tutti abbiamo così tanto tempo può essere utile porre un po' l'attenzione appunto al nostro tempo e al nostro corpo. Ritagliamoci un po' di tempo per noi stessi. Allora, iniziamo la pratica e vi consiglio, se avete a portata di mano, di prendere un cuscino giusto per stare seduti un pochino più comodamente, oppure potete anche arrotolare il tappetino creando un po' più di spessore. Quindi ci portiamo in una posizione seduta, comoda. Scegliete pure voi come posizionare le gambe, se incrociate o se portare un piede di fronte all'altro. Le mani sono poggiate sulle ginocchia. Chiudo gli occhi se questo non mi dà fastidio. Se invece sento che non è la condizione giusta per me in questo momento, posso tenere tranquillamente gli occhi aperti. Chiudere gli occhi ci aiuta a dare maggiore attenzione al nostro interno, quindi può essere utile. Cominciamo a fare dei respiri un po' più profondi del solito. Quindi inspiro con il naso, sento che le spalle si sollevano verso le orecchie, sento il torace che si apre e all'espiro. Utilizzo la bocca, lascio che tutto torni neutro. Quindi ripeto, inspiro, sento l'aria che entra nelle narici, il torace che si espande e espiro, lascio che tutto torni neutro. Ancora uno e all'espiro. Immagino proprio di allontanare fisicamente tutti i pensieri e le preoccupazioni, immagino proprio di soffiarli via. Ancora uno, inspiro ed espiro. Ok, rimango ancora qualche istante ad occhi chiusi. E provo, immagino, un faro verso di me. Faccio luce sul mio corpo e provo a sentire come sta il mio corpo in questo momento. Provo a sentire com'è il mio appoggio a terra. Provo a sentire come stanno le mie ginocchia. Sento la colonna, le spalle, il collo. Provo a far caso se ci sono delle tensioni particolari, provo a prendere nota mentalmente, così da poter avere uno strumento alla fine della pratica per valutare se qualcosa è cambiato. E andrà benissimo anche se invece tutto rimarrà immutato. Faccio caso anche a come sento il mio respiro, faccio caso se lo sento in un punto particolare del corpo, nell'addome, nel torace. Faccio caso a come lo sento, se è un respiro corto, se invece è già un respiro che è fluido e che scorre.
E proprio al respiro andiamo a portare ancora un po' più l'attenzione. Portiamo le mani sull'addome all'altezza dell'ombelico, rilassiamo le spalle, cerchiamo di non portare tensioni che in questo momento non ci occorrono. Quindi all'inspiro provo a sentire come l'addome si riempie, così come prima avevo fatto con il torace. Sento tutto l'addome espandersi e all'espiro sento invece come l'ombelico si ritrae verso l'interno. Cerco di non forzare niente, ma semplicemente di osservare e di percepire con il tatto proprio il nostro respiro. Il tatto mi aiuta a dargli una consistenza fisica. Molto spesso non abbiamo una percezione fisica del nostro respiro. Questo ci può aiutare a sentirlo meglio. Spostiamo poi le mani un po' più su, all'altezza delle costole qui del torace, lateralmente. E portiamo il respiro proprio in questo punto, sempre utilizzando il contatto delle nostre dita. Quindi all'inspiro sentirò come le costole si espandono, ognuna in un lato opposto, e all'espiro tutto torni neutro. Ancora uno, inspiro. Apro bene, espiro, facciamo l'ultimo, inspiro senza forzare, espiro, rilascio. Infine, spostiamoci alle nostre clavicole. Questa è una zona del corpo in cui spesso il respiro si blocca e proviamo invece a fargli spazio. Quindi all'inspiro provo ad espandere questa parte alta del torace. Sento che le dita si sollevano e all'espiro lascio andare. Inspiro. Espando, espiro, rilascio. Cerco di fare attenzione sia all'inspiro, a riempire bene di aria, che all'espiro, svuotando completamente. Andiamo poi a appoggiare nuovamente le mani sulle ginocchia. E proviamo a creare un respiro unico, unendo tutti questi punti che abbiamo toccato con mano, immaginando proprio un'onda che parte dall'addome all'inspiro, attraversa il torace, sento le costole che si aprono, sento poi le clavicole che si sollevano. Ed espirando, immagino che quest'onda si ritragga. E ripeto, inspiro, faccio attenzione a tutti i punti, cerco di lasciare che l'aria li raggiunga uno dopo l'altro, espiro e rilascio. Facciamo l'ultimo, inspiro, espiro e rilascio. Ok, andiamo adesso a sciogliere invece un po' il nostro corpo, quindi ci portiamo nella posizione a quattro zampe, con le mani sotto la linea delle spalle, facciamo i movimenti del gatto e della tigre, quindi le ginocchia sono della larghezza del bacino, e espirando vado a curvare la schiena verso l'alto e immagino l'ombelico attirato verso la colonna.
Sento bene il contatto delle mani a terra, spingo verso l'alto e espiro. Inspirando, faccio partire il movimento dal bacino, apro bene il torace, sento la colonna che si allunga e invece l'addome che viene attirato dal pavimento, dalla terra, la schiena che si curva verso il basso. Ripeto, espiro. Svuoto bene, inspiro, apro il torace, ancora uno, espiro, inspiro, allungo bene, sento il bacino ruotare, espiro. Continuiamo poi a sbloccare le nostre piante dei piedi, che sono una zona del corpo spesso contratta dall'utilizzo delle scarpe. Dalla posizione a quattro zampe, vi faccio vedere, andiamo ad unire bene gli alluci, li portiamo proprio a contatto, se avete i calzini consiglio di toglierli, e vado ad allungare bene anche le dita più piccole per non storcerle. Quindi le porto bene in appoggio, lascio le mani a terra e sposto il peso sui talloni, quindi andranno un po' a divaricarsi. Inspiro, porto il peso in avanti ed espirando, questa volta unisco i talloni e mi porto sul collo del piede. Allungo bene tutta la parte anteriore, inspiro, peso in avanti, espiro. Dita flesse. Alterno le due posizioni portando l'attenzione proprio a questa parte del corpo. Provo a sentire come ad ogni movimento le piante piano piano si sciolgono dalle tensioni. Cerco di non forzare troppo, cerco di valutare bene quello che è il mio limite e cerco di fermarmi un po' prima. Quindi non carico troppo del peso se sento particolare tensione. Facciamo ancora un movimento e poi ci fermiamo un po' sulle dita flesse, quindi pongo ancora più attenzione a sistemare le dita nel modo corretto, gli alluci bene a contatto. Facciamo alcune rotazioni della testa, quindi parto con il mento vicino alla gola. E inspirando, ruoto verso destra, a metà cerchio, espiro e termino. Alterno poi i lati, quindi inspiro, ruoto verso sinistra, a metà cerchio, espiro. Ripeto per tre volte. Se ho fastidio alle cervicali, non importa che faccia dei cerchi ampi, abbastanza piccoli. L'importante è sentire bene tutto il movimento. Immagino di disegnare un cerchio con e cerco di portare, di attraversare questo cerchio in tutti i suoi punti. Lentamente. E ritorno. Poi spostiamo invece nuovamente il peso sul collo del piede, quindi rimaniamo un po' nella posizione, unisco bene i talloni e porto il peso all'indietro, cerco di valutare nella posizione neutra, sento particolare tensione, rimango. Se va tutto bene, invece sposto ancora un po' di più il peso all'indietro, sull'incavo delle cosce. Se invece sento che questa parte è molto, diciamo, elastica, posso aumentare un po' l'intensità abbandonando il ginocchio, prima il ginocchio destro alla mano destra e poi l'altro.
Andiamo poi a sciogliere bene, ci portiamo sugli avambracci. Prestiamo un po' l'attenzione alle nostre piante, sentiamo gli effetti di queste posizioni che agiscono anche sulla circolazione. Poi inspiro, allungo dietro la gamba destra, fletto le dita ed espirando vado a scuotere bene, lasciando morbido la caviglia, sento vibrare tutta la gamba. Poi ripeto dall'altro lato, quindi inspiro, allungo dietro la gamba sinistra, espiro e riporto il ginocchio a terra. Ci portiamo prima seduti e poi scendiamo con la schiena a terra. Cerchiamo di scendere gradatamente. Quindi poggiamo le piante a terra, afferriamo con le mani il retro delle ginocchia e andiamo a terra, srotolando la schiena, portando per ultimo la testa, aiutandoci con le mani, e allunghiamo bene le cervicali, poggiandole proprio nel loro allungamento. Ci prepariamo poi ad una torsione, la torsione del coccodrillo a pancia in giù. Quindi lascio le ginocchia piegate, porto i piedi della larghezza del tappetino. Poi le mani sono incrociate dietro la testa. Se questo mi permette di lasciare comodamente in appoggio i gomiti e le spalle. Se invece sento tensione, posso allargare le braccia all'altezza delle spalle con i palmi rivolti verso terra. All'espiro vado a portare le ginocchia verso destra e la testa ruotata verso sinistra. Inspiro, torno al centro, mi aiuto un po' con una contrazione dell'addome ed espirando inverto la torsione, quindi le ginocchia verso sinistra, la testa verso destra. Ripetiamo per 3 volte il movimento, lasciando che ad ogni espiro le anche le ginocchia vadano sempre più verso terra. Immaginiamo una calamita che le attrae. Inspiro, torno al centro e espiro. E lascio andare. Inspiro, ancora uno, espiro. Inspiro, espiro. Al prossimo movimento ci fermiamo con le ginocchia verso destra e la testa ruotata verso sinistra. Rimaniamo un po' nella torsione, facendo caso, portiamo l'attenzione a tutta la forma del nostro corpo in questo momento, dalla punta dei piedi fino alla sommità della testa. Immaginiamo una spirale che ci attraversa. Sentiamo i punti di contatto con la terra. E facciamo caso a come sentiamo il nostro corpo. Quale punto lo sentiamo? Proviamo ad espanderlo, questo punto. Ok, poi torniamo al centro e invertiamo. Quindi la torsione, le ginocchia verso sinistra, la testa ruotata verso destra. E percepiamo anche in questo lato tutta la nostra forma. Proviamo a sentire se ci sono delle tensioni che possiamo rilasciare, che non ci sono utili.
Rilasciamo le mandibole. E torniamo al centro. Manteniamo le ginocchia piegate e portiamo i talloni quanto più vicino ai glutei. Il mento è vicino alla gola, quindi le cervicali sono ben distese a terra. Allungo le mani, le braccia lungo il corpo e cerco di afferrare le caviglie oppure i talloni. Le piante dei piedi sono ben salde a terra, della larghezza del bacino. Provo a sentire proprio il contatto della pelle, di tutti i punti che sono di appoggio. Cerco di sentirli. E cerco di dosare bene il peso del mio corpo su ciascun punto. Faccio perno poi su questi punti di appoggio e all'espiro immagino come un filo attrarre verso il cielo il mio bacino. Se ho problemi alla schiena, faccio dei movimenti piccoli. Ed inspirando torno a terra. Facciamo tre movimenti cercando di sentire bene tutto il movimento. Sento la spinta che arriva dalla terra e il bacino che si solleva. Cerco di aumentare ad ogni movimento l'intensità e lentamente tornare poi a terra. Facciamo un ultimo movimento. Poi ripetiamo e rimaniamo per qualche respiro nel mezzo ponte. Quindi espiro, sollevo il bacino. Questa volta creiamo un nuovo punto di appoggio avvicinando le scapole fra loro, intrecciando le mani sotto la schiena, allungo bene le braccia e spingo, cerco di spingere se va tutto bene, se ho problemi alla schiena invece ricordo di non forzare troppo il movimento, se va tutto bene invece posso aprire gli occhi e percepire il mio respiro nell'addome. Lo avrò praticamente di fronte, quindi potrò osservarne il suo espandersi e ricontrarsi. Spingiamo bene a terra tutti i nostri punti di appoggio. E poi aumento un po' l'intensità, riporto le mani lungo il corpo e molto lentamente riporto la colonna a terra, quindi vertebra dopo vertebra, sciolgo la posizione e infine mi allungo in Shavasana, quindi gambe distese, punte dei piedi rivolte verso l'esterno, palmi rivolti verso l'alto. Rimaniamo qualche respiro, facciamo tornare tutto neutro, percependo bene tutto l'appoggio a terra, scarichiamo completamente il peso alla terra, dai talloni fino al retro della nuca. Se abbiamo bisogno possiamo fare dei respiri un po' più intensi, sempre nell'addome. Scarichiamo bene. E poi ruotiamo con un movimento gentile verso destra. Ci riportiamo nella posizione a quattro zampe e ci prepariamo per il cane a testa in giù o la posizione della dea Parvati.
Quindi iniziamo appunto a quattro zampe e dalla linea delle spalle portiamo i palmi delle mani un palmo e mezzo più avanti. Facciamo ben presa con i polpastrelli a terra, quindi spingiamo un po' per sentirne proprio la spinta che ne riceviamo. Flettiamo le dita dei piedi e all'espiro immaginiamo questa volta un filo sollevare il nostro bacino verso l'alto. Accomodiamoci nella posizione, quindi se ho bisogno di fare qualche movimento lo faccio. Spingo bene con i palmi delle mani contro la terra. Cerco di appiattire la schiena contro il tappetino. E cerco di portare quanto più possibile i talloni a terra. Allungo bene tutta la parte posteriore del corpo. E poi lentamente cammino con i piedi verso le mani e ci fermiamo nella posizione di Padastasana, quindi allunghiamo bene la testa, le braccia, immaginiamo una calamita che ci attrae verso terra. Possiamo tenere le ginocchia stese oppure, se questo ci fa stare più comodi, possiamo piegarle e portare lo sguardo verso il nostro ombelico. Quindi rilasso bene. Immagino la testa staccarsi. Poi lentamente, vertebra dopo vertebra, espiro dopo espiro, comincio a salire nella posizione in piedi, per ultima la testa. Sento come la colonna si accomoda ad ogni espiro. Un bel respiro e ci fermiamo poi nella posizione in piedi. Sentiamo bene l'appoggio delle piante a terra, rilassiamo le spalle. Sentiamo come la spinta della terra arrivi fino alla sommità della testa. Sentiamo come all'inspiro questa spinta si faccia vigorosa e come all'espiro tutto ridiscenda. Immaginiamo proprio trarre nutrimento dalla terra. Immagino che questo nutrimento arrivi a tutte le parti del mio corpo. Poi riapro gli occhi e ci prepariamo per la posizione dell'albero. Quindi portiamo tutto il peso sul piede destro. Cerchiamo di sentire bene l'appoggio della pianta. Cerchiamo di sentire l'equilibrio che va a riassestare. Puntiamo poi con lo sguardo un punto di fronte a noi e immaginiamolo come un appiglio. Poi apro l'anca sinistra e posso portare il piede sinistro alla caviglia destra, lascio bene il bacino parallelo alla parete che ho di fronte. Posso invece provare a aumentare un po' la difficoltà portando la pianta
al polpaccio destro, o se mi diverte, posso provare a spostarla sopra il ginocchio, quindi all'altezza della coscia, non sul ginocchio perché altrimenti rischio di farmi male. Quindi contraggo un po' l'addome per darmi ancora più stabilità e quando mi sento stabile, porto le mani al saluto e lentamente con controllo le alzo, le allungo verso il cielo. Intreccio le dita, lascio gli indici a contatto fra di loro. Cerco di riafferrare quella sensazione che mi viene dalla terra, l'energia, il nutrimento, e immagino proprio di trasportarlo dalla pianta del piede destro fino alla punta degli indici. È possibile che il mio equilibrio questa sera non sia molto buono e quindi non importa. Se vedo che non riesco a mantenere la posizione, mi fermo nella posizione in piedi. Se va tutto bene, invece ci allunghiamo un altro po' verso il cielo e poi con controllo cerchiamo di appunto abbandonare la posizione, torniamo nei piedi, la posizione di Tadasana, la posizione della montagna. Percepiamo i nostri due lati, proviamo a sentirne le differenze. E poi riapro gli occhi. E andiamo a ripetere dall'altro lato. Quindi spostiamo questa volta sul piede sinistro. Troviamo bene le nostre fondamenta, la nostra radice ben salda. Puntiamo il nostro sguardo in avanti. Afferriamo un punto. Poi andiamo ad aprire bene l'anca destra. E scegliamo anche in questo lato la posizione che ci fa stare più in equilibrio, possibilmente scegliendo di lavorare specularmente. Quindi cerco di appoggiare il piede destro alla caviglia oppure al polpaccio o alla coscia in base a come ho lavorato sull'altro lato. Quando ho trovato la stabilità, unisco le mani al saluto. È possibile che un lato funzioni diversamente dall'altro, quindi cerco di non giudicare. Se perdo la posizione, la recupero. E quando mi sento stabile, mi allungo verso il cielo. Intreccio le dita, lascio l'indice a contatto e mi immagino proprio un albero. Sento bene la mia radice a terra, sento i miei rami farsi spazio verso la luce. Lascio che il respiro sia leggero. Aumento un po' e con controllo sciolgo la posizione. Torno a Asana. Nuovamente le due piante a terra. Osservo i miei due lati. E lascio che tutto torni neutro.
noi torniamo a terra, utilizziamo la posizione della rana, quindi ci portiamo con le punte dei piedi rivolte verso l'esterno. Quindi faccio scendere il bacino e cerco di mantenere i talloni ben piantati a terra. Se faccio fatica, questa è una zona che appunto spesso ha molte tensioni, la zona delle anche, posso arrotolare nuovamente il mio tappetino, creare un supporto e appoggiare i talloni, così da facilitare la posizione. Porto poi i gomiti a contrasto con le ginocchia. All'inspiro spingo bene, mani al saluto, allungo la colonna verso l'alto e all'espiro mi lascio tutto. Ripeto, e inspirando vado a contrarre il muscolo del perineo, che è il muscolo che solitamente ci fa trattenere la pipì. Lo contraggo e sento come l'allungamento aumenta ed espirando lo rilascio. Ancora una volta inspiro, contraggo il perineo, allungo bene la colonna, espiro, mi lascio andare. L'ultima volta inspiro, allungo bene, espiro e rilascio. Ok, ci portiamo poi seduti. Ci portiamo nella mezza pinza, quindi lasciamo le ginocchia piegate e andiamo ad abbracciare appunto da sotto le nostre ginocchia, portando la fronte in appoggio. Se non riesco, posso utilizzare l'inizio pratico oppure semplicemente portare un avambraccio sopra l'altro, quindi creare uno spessore per la fronte, che lasceremo in appoggio. Rilassiamo bene il peso, scarichiamolo completamente e se ne sento il bisogno, ad ogni espiro comincio a spostare un po' più avanti i piedi, andando ad allungare un po' le gambe. Lo faccio finché riesco a mantenere la fronte comunque in appoggio. Trovo il mio punto, diciamo, limite. Se sento delle tensioni, cerco di tornare un po' indietro e rimaniamo in questa posizione, una posizione di quasi di raccoglimento. Cioè, sentiamo il rumore del nostro respiro e ricordiamoci di quel faro che abbiamo acceso all'inizio pratica. Sentiamone la luce al nostro interno. Proviamo anche a portare l'attenzione del respiro nella nostra parte posteriore, quindi fra le scapole. Proviamo a sentire come all'inspiro questa parte, che solitamente è una parte che si nasconde, proviamo ad ampliarla e all'espiro rilasciamola completamente. Possibile che piano piano sia riuscita a portare in appoggio le mie gambe a terra, oppure possibile che no, non ci sono limiti, diciamo, oppure traguardi da raggiungere.
Poi riportiamo le mani a terra e camminiamo all'indietro. Riportiamoci nella posizione iniziale. Facciamo una leggera torsione, quindi inspirando allungo bene la colonna ed espirando vado a portare il mio braccio destro oltre il ginocchio sinistro, mentre la mia mano sinistra è poggiata dietro e lo sguardo la va a cercare, quindi ruoto bene la testa. Torno a prendere contatto con la mia forma, con questa spirale che si crea. Rilascio le tensioni che non occorrono. E torniamo al centro. Ripetiamo dall'altro lato, quindi inspiro, allungo bene e mantenendo l'allungamento ruoto la mano sinistra che afferra l'esterno del ginocchio destro, la mano destra a terra e lo sguardo che la cerca. Poi aumento un po' l'intensità e lentamente torno al centro. Rilasciamo bene. Possiamo riportare il cuscino sotto ai glutei se lo abbiamo a portata di mano. Facciamo ancora due rotazioni per il collo, sempre senza forzare. Cercheremo di farle un po' più lentamente, ne faremo una per ciascun lato, cercando di farla un pochino più lentamente, sempre mento vicino alla gola. Inspiro, ruoto verso destra. Cerco di prendere proprio contatto con tutto il movimento, facendomi guidare dal respiro ed espirando. Chiudo il cerchio. Andando più lentamente è possibile che i respiri necessari siano ovviamente più di uno, quindi ripetiamo dall'altro lato. Prendiamoci tutto il tempo. E torno poi col mento vicino alla gola. Riporto la testa in equilibrio fra le spalle. Chiudo gli occhi, sempre che questo appunto non mi dia fastidio, altrimenti posso lasciarli tranquillamente aperti. E proviamo a far caso a come sta appunto il nostro corpo adesso. Proviamo a ripercorrere le varie parti, proviamo a sentire come stanno adesso le ginocchia, le piante dei piedi, sentiamo il nostro bacino, la colonna, le nostre spalle. Sentiamo il nostro torace ben aperto, rilasciamo le tensioni nelle spalle, se ce ne sono. Rilassiamo bene la mandibola, la lingua. Possiamo anche aprire un po' le labbra. Facciamo attenzione a com'è adesso il nostro respiro, senza volerlo forzare, senza volerlo modificare.
semplicemente osservandolo. E poi proviamo a portare alla mente la sensazione che si ha quando si sorride, senza volerlo necessariamente fare, ma basterà portare alla mente la sensazione e come per una magia i muscoli del volto si espandono, si rilassano. E tutto si rasserena. Possiamo portare questo sorriso a tutto il corpo. E possiamo utilizzare questo piccolo trucchetto in qualsiasi momento della giornata. Basta soffermarsi un attimo e semplicemente lasciare che la mente corra ad una sensazione già provata di benessere. Ok, poi ci prepariamo a lasciare la pratica, quindi facciamo tre respiri, inspirando, allunghiamo le braccia verso il cielo, palmi delle mani a contatto. Ed espirando, andiamo a chiudere il torace, i dorsi delle mani a contatto. Utilizzo pure la bocca per espirare. Inspiro, riapro gli occhi se ancora non l'ho fatto. Espiro. Chiudo bene, stringo i polmoni. E infine inspiro. E ci grazie mille per e niente, spero che vada tutto bene. A presto.